Un Natale dove le persone non sono rimaste sole, quelle più in difficoltà, ma accolte sia dal camper della speranza on the road, che da anni distribuisce pasti caldi la sera, e sia dalla mensa dei poveri Padre Pio da Pietrelcina. Nella notte di Natale, dunque, il servizio è stato attivo per le vie della città. No, anzi, proprio nel giorno di Natale è il primo in frontiera che deve continuare a girare, anche stasera, in maniera un po' differente, un po' prima, con tanta generosità dei commercianti, guarda, veramente. Siamo qui, aspettiamo, arrivano un po' più tardi, ma siamo qui a distribuire anche stasera. Quante persone chiedono un pasto caldo in questo periodo? C'è Manuela che ci può aiutare. Manuela, a quanti sono? 50 ragazzi, sì. Ci sono. Qua, una cinquantina di ragazzi. Poi il 26 gennaio, giorno di Santo Stefano, il pranzo natalizio presso la mensa dei poveri con l'associazione Euresto ed altri volontari che, tra piatti caldi e buone pietanze, hanno lietato queste feste per le persone più sole. Io lo chiamerei così, un gesto concreto da parte delle associazioni. Un gesto di carità, un gesto nobile di accoglienza, un gesto festoso, perché siamo nelle feste di Natale e Santo Stefano prolunga la giornata festiva del Natale, no? È un prolungamento del Natale e solitamente le strutture ricettive sono chiuse, ma con questi volontari, con queste associazioni che oggi si sono dichiarate disponibili a venire con entusiasmo, oggi noi offriamo un pranzo di Natale. Con la mensa che ospiterà questo pranzo particolare, tutti insieme qui. Sì, un pranzo che vede a coloro che usufruiscono normalmente, giornalmente, dei nostri servizi seduti allo stesso tavolo. E con Donenzio parlavamo appunto di un gesto concreto da parte delle associazioni e del mondo civile crotonese. È una ulteriore conferma nel periodo, soprattutto questo natalizio, il 26, per stare vicini non solamente a chi ha bisogno, ma soprattutto a far vedere che tutta la cittadinanza è vicina e partecipa attivamente, perché oggi è una bellissima giornata, c'è una bellissima collaborazione da parte di tutti, non solamente per i volontari che si fermeranno poi a pranzare insieme ai commensali abituali della mensa, ma soprattutto le persone anche dei paesi limitrofi che ci sono state vicine con aiuti concreti nel portare alimenti ed altro che sicuramente servirà alla mensa non solamente oggi ma anche nei giorni a seguire. Come avete preparato questo pranzo di Santo Stefano? Insomma, siamo curiosi. È nata dalla volontà di tutti i soci di Euresto, quella di mettersi a disposizione in un giorno di festa invece di passarla a casa. Abbiamo deciso di passarla insieme, non solamente ai commensali ma anche tra di noi. È un momento di dare un segnale di forza, di unione che tutta la città in questo momento deve avere e ha bisogno. Cosa porterete poi a casa? Sicuramente un'emozione, quella di essere parte attiva in questo momento, ed è una cosa che non finirà qui, perché già 2 anni che noi collaboriamo con la mensa, l'ultimo sabato del mese già noi veniamo, e quindi è un momento non solamente di vicinanza per le persone ma soprattutto per noi e per la città intera. E io vorrei aggiungere semplicemente un applauso particolare a tutte le aziende del territorio che ci hanno dato un grande contributo e grazie a loro che siamo riusciti ad organizzare questa giornata. Eccellenze dell'agroalimentare, eccellenze anche nella solidarietà. Con quale spirito oggi qui? Eppure mi pare di capire che sei il più piccolo del gruppo. Sì, sono il più piccolo del gruppo e sono venuto con lo spirito di servizio per aiutare chi ha più bisogno di me. Insomma, cosa hai preparato di buono? Ho infarinato il pollo. È venuto bene, sì? Spero di sì. Quindi buone feste anche a te. Buone feste anche a voi.